Ho cambiato i piani è il nuovo singolo di Arisa, il video. Arisa torna a cantare l'amore e lo fa con il brano Ho cambiato i piani, una ballata che fa parte della colonna sonora del film di Michela Andreozzi 9 lune e mezza, in uscita il 12 ottobre in tutte le sale. Un brano elegante e raffinato. Ho cambiato i piani è stata scritta da Niccolò Agliardi e Edwin Roberts e mette in risalto le notevoli doti canore di Arisa. Il brano è una ballata elegante e raffinata, perfetto per la splendida voce della cantante lucana. Il pianoforte accompagna il pezzo dall'inizio alla fine e, ad un certo punto, viene accompagnato da una sezione di archi. La voce di Arisa è limpida e pulita e verso la fine diventa quasi ruvida, regalando un brivido a chi la ascolta. Il testo è chiaramente d'amore e parla dei tanti cambiamenti che facciamo quando siamo innamorati. Ho cambiato piani per te, succede per colpa di un raggio di luna, ho cambiato piano per te, è quello che capita quando si ama. La canzone, coprodotta da Warner Chappell Music Italiana Edizioni Cuoci, è inserita nella colonna sonora scritta da Niccolò Agliardi del film 9 lune e mezza, opera prima dell'attrice Michela Andreozzi, che è anche una delle protagoniste del film. Gli altri interpreti sono Claudia Gerini e Giorgio Pasotti. Il film racconta la storia di due sorelle quarantenni molto diverse tra loro che condivideranno una maternità. Infatti, una delle due acconsentirà a portare in grembo il figlio dell'altra, nascondendo la verità alle famiglie. Il tema, seppur delicato, è affrontato con allegria, in una commedia molto divertente. La passione di Arisa per le colonne sonore. Non è la prima volta che Arisa presta la sua voce a un brano che fa da colonna sonora a un film, l'ultima canzone inserita in una pellicola è stata Ho perso l'amore, nel film La verità, vi spiego, sull'amore, dove ha recitato anche in una piccola parte. Precedentemente, la cantante ha cantato L'amore sei tu, inserita nel film La peggior settimana della mia vita, del 2011 e, nel 2013 la sua meravigliosa Amore mio ha fatto parte della colonna sonora del film Pazze di me. Inoltre, quest'estate Arisa è stata la protagonista assoluta delle classifiche con la hit L'esercito dei selfie di Takagi e Ketra, cantata insieme a Lorenzo Fragola. Il video, ispirato alle trasmissioni televisive degli anni 60, ha superato i 20 milioni di visualizzazioni. Intanto, arriva la notizia del cambio di etichetta discografica per la simpatica cantante lucana, passata dalla Warner Music, dove è stata 7 anni, alla Sugar di Caterina Caselli. L'annuncio ufficiale è stato dato sul sito della cantante, il 5 ottobre Arisa ha firmato il contratto con quella che sarà la sua nuova etichetta discografica, la Sugar Music. La casa discografica di Caterina Caselli, dopo aver perso una delle sue punte di diamante, Elisa, trova una nuova stella in Arisa. Nei prossimi mesi sicuramente arriveranno notizie sul primo album che prenderà luce da questa collaborazione e che, perché no, potrebbe riportarla sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo 2018. Da quello che si legge sul sito, Arisa potrebbe essere, quindi, una delle cantanti in gara al Festival di Sanremo diretto e presentato da Claudio Baglioni.